Sergio Dovizzi, beh, lo possiamo dire, questa sera a Teramo è la memoria storica del cinema, sicuramente tra i più esperti che abbiamo qui questa sera, perché è un direttore della fotografia davvero di grandissima esperienza, una lunga collaborazione con Alberto Sordi, ma non solo. Allora, partiamo proprio dall'importanza del direttore o autore della fotografia. Io ho sentito in una sua intervista, lei si definisce un pellicolaro, perché è legato più al mondo della pellicola che a quello del digitale negli ultimi tempi. È cambiato in questo senso il lavoro del direttore? No, non è che... cioè non, il supporto sì è importante, però è la sensibilità che abbiamo noi quella che è importante. Poi se va su un supporto, su un altro, su pellicola o digitale, certo non è la stessa cosa, perché la pellicola ha una serie di sfumature cromatiche che il digitale non ha. Senta, a quali film è più legato? Magari questa è una domanda sciocca, gliel'avranno fatta più volte, ma c'è un film al quale è più legato? Sì, me l'hanno fatta più volte. Io tutti li ho amati, perché è chiaro, come dei figli, però due in particolare, Detenuto in attesa di giudizio e Il Marchese del Grillo. Questi sono i due film che tengo nel cuore più di tutti gli altri, insomma. Lei riceve il premio alla carriera nel nome di un grande della fotografia cinematografica, Gianni Di Venanzo. Ha un ricordo preciso di lui o del suo lavoro? Io con Gianni ho lavorato solo una settimana, ricordo, a Milano su Crimen, diretto da Mario Camerini, però è stato uno dei due maestri della fotografia, l'altro era Peppino Rotunno, con due tipi di fotografia completamente diversi l'uno dall'altro, però Gianni è stato un maestro, ricordare Gianni per me significa ricordare un maestro che ha insegnato a tanti l'uso della luce. Vanessa Gravina è famosa da bambina nel cinema, se non ricordo male una candidatura a un David da piccolissima. Era, sì, beh, diciamo il primo film, correva l'anno 1985, io ero molto molto giovane, fu una nomination al Nastro d'Argento come migliore attrice esordiente, perché era il primo film. Era un film di Risi. Un film di Marco Risi, sì. E qui noi celebriamo di fatto, oltre al cinema, soprattutto il lavoro dei direttori della fotografia o degli autori, come li chiama Vittorio Storaro. Ecco, che rapporto ha avuto in tutti questi anni con loro? Allora, ne parlavo proprio poco fa col maestro Sergio Dovizzi, che sarà premiato tra gli altri questa sera, che raccontava proprio del perché della luce, che la luce è qualcosa che poi, diciamo, prescinde dal mestiere, un racconto dell'anima, no? Una luce serve proprio a raccontare una condizione umana, un sentimento, quindi è fondamentale, ma è anche qualcosa che condiziona la nostra vita. Una luce giusta, un tramonto giusto, un'alba di un certo tipo servono poi ad affrontare la vita in un'altra maniera, quindi la luce è tutto, è vita.